Ma diciamo che sono due squadre che fanno un campionato diverso. Loro puntano a obiettivi importanti, noi puntiamo a salvarci, sinceramente, con una squadra giovane, perché abbiamo ringiovanito molto rispetto all'anno scorso. E comunque stiamo lavorando, vediamo cosa ne viene fuori al 10 di maggio. Quali le imperfezioni da limare per ottenere l'obiettivo? Lavorare sulla tecnica. Oggi ci è mancata molto la tecnica, soprattutto perché avevamo una bella squadra che ci ha limitato. E poi su certe competenze ancora non siamo molto quadrate. C'è da lavorare tanto. Un'impressione, una considerazione sugli avversari? Gli avversari sono una buona squadra, con un paio di giocatrici ovviamente fuori di categoria superiore, tipo Manuela, tipo la numero 10, non so come si chiama, e poi il resto è una squadra che buona per una Serie C. La Serie C qualcuna è un lusso. Bravi loro. Con il capitano Beatrice D'Elia per analizzare la partita contro la Lefmatic. Niente, secondo me abbiamo fatto moltissimi errori, soprattutto errori diretti. Con una squadra così comunque sono molto forti, quindi non... facendo così tanti errori è impossibile farcela. Avete sbagliato qualcosina dunque? Abbiamo sbagliato molto in battuta, soprattutto nel primo set, in ricezione anche, e molti errori diretti anche in cambio palla, sì. Li mando queste piccole imperfezioni nel proseguo del campionato, dove può arrivare la risacca? Allora, il nostro obiettivo è la salvezza, poi se viene qualcosa di più ovviamente è ben accetta. Altri punti che si aggiungono per il raggiungimento dell'obiettivo? Sì, certo, tre punti molto importanti. Sentivamo un pochino questa partita, non per il valore delle squadre, che secondo me c'è netta differenza, ma derby, vicini di casa, un pochino si sente a prescindere dal valore delle ragazze. Sorso comunque è una squadra ordinata che devi lottare per prendere il punto, non ti regala niente, questo è... quindi bisogna giocarla. Infatti gli inizi di ogni set sono stati giocati punto su punto, poi la squadra che è sulla carta un pochettino è più forte pian piano esce. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo dato spazio anche alle seconde linee, ragazze, c'era una prima fila di ragazze composta del 97, una vicina all'altra, e questo mi fa anche piacere. Cosa si può migliorare ancora nel reparto gioventù, chiamiamolo così? Reparto gioventù si potrebbe migliorare, il problema è che ce ne sono poche, questa è una nota sonata, siamo solo in 10 e questo è un aggravante, ma non è un solo nostro problema, è un problema generale della pallavolo sarda. Mi sono trovata benissimo in Serie C, era il primo anno, un'esperienza nuovissima, non conoscevo nessuno, però mi hanno fatto trovare bene, mi sono trovata benissimo nel gruppo, grazie alle ragazze più grandi mi hanno aiutato, mi hanno accolto benissimo, sono molto contenta di stare in questa squadra quest'anno. Ti trovi bene nel ruolo che stai? Sono contentissima di questo ruolo, era già il secondo anno che lo faccio e va benissimo per me. Raccontaci la partita di oggi, come l'hai vissuta dal campo? Era una partita difficile, dovevamo impegnarci molto, abbiamo fatto la cosa giusta e il risultato è arrivato. Noi adesso stiamo pensando a ogni partita, partita per partita, poi se arriviamo in alto è sempre meglio, in alto la classifica è meglio. Ok, grazie. Vai, grazie.